Anche voi ragazzi avete degli amici viaggiatori e state cercando il regalo giusto per loro? Bene, questo è il video che fa per voi e non solo c'è questo video, ma ci sono anche i video che ho caricato negli anni passati, di cui trovate i link qui sotto in descrizione. Cerco ogni anno di proporvi appunto qualche regalo nuovo e che non, di cui non ho ancora parlato, per cui avete una scelta veramente ampissima appunto guardando questi video. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i link a tutte le cose, tutti gli oggetti che menzionerò in questo video, vi portano direttamente ad Amazon. Sono delle mie scelte e dei miei consigli e quindi sono in linea con quelli che sono i miei gusti, ma ci sono molte possibilità per ogni cosa di cui parlerò, quindi potete dare un'occhiata cliccando dal link in descrizione per poi nel caso navigare e cercare il regalo giusto per voi. Vi ricordo anche che se non siete iscritti potete iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi video e ne arriveranno un bel po', piccolo spoiler. Prima di cominciare vi dico anche che i regali ve li metto in ordine di prezzo, quindi ci saranno regali relativamente economici all'inizio per arrivare a quelli un pochino più costosi. Quindi direi di cominciare con la sciarpa portafoglio. Come prezzo siamo intorno ai 10 euro. Si tratta di una sciarpa con una tasca interna sicura, quindi antifurto, in cui appunto potete riporre le cose più importanti come passaporto o un documento, dei soldi, il cellulare. È un pochino sulla falsariga della cintura che vi avevo consigliato nei video passati e che usano anche i runner. Sempre per quanto riguarda la sicurezza in viaggio, un altro regalo utile può essere il portafoglio con la protezione RFID che bloccherà qualsiasi tentativo di rubarvi i soldi da bancomat o carte di credito che avete appunto al suo interno. Siamo appunto sui 20 euro, sempre qui sotto trovate il link, ma vi lascio anche il link della controparte economica del portafoglio, ovvero una semplice carta con appunto questo tipo di protezione da inserire in mezzo alle vostre carte, siamo comunque sia intorno ai 5 euro come spesa. Se alziamo un pochino di prezzo, passiamo ai 20 euro con un regalo di cui io ho appena scoperto l'esistenza e lo voglio assolutamente. Parlo del Powerbank con scaldamani. Ebbene sì, io che ho le mani perennemente congelate sarei felicissima di riceverlo e penso saranno felici di riceverlo anche i vostri amici che magari fanno attività outdoor, che possono essere sci, campeggio, trekking, escursioni, eccetera. Altro regalo per chi non vede l'ora di tornare a viaggiare è un orologio con il mappamondo sul quadrante. Anche in questo caso io vi lascio un link in descrizione, ovviamente è una suggestione la mia, un piccolo consiglio da cui poi trarre ispirazione. Il consiglio che vi do però in questo caso, se voleste appunto regalare degli accessori o dei gioielli a tema viaggio, è quello di rivolgervi nelle vostre zone a qualche artigiano che potrà farvelo personalizzato e su misura per chi riceverà il vostro regalo. Se invece avete un amico patito per il Giappone che non vede l'ora di tornarci, anzi soffre di nostalgia, il regalo ideale è un kit per farsi il sushi a casa. Avrà quindi tutto il necessario per curare un pochino questa mancanza di Giappone. Siamo sui 30 euro, anche qui ci sono diversi set. Potete appunto dare un'occhiata dal link in descrizione per poi vedere quello che è più congeniale alla persona a cui volete fare questo regalo. Se invece la persona a cui dovete fare il regalo è una persona che viaggia spesso per lavoro, oppure una persona un pochino perfettina a cui piace avere sempre gli abiti perfetti, il regalo migliore è un ferro da stiro portatile o comunque di quelli compatti da viaggio per l'appunto. Come prezzo siamo intorno ai 40 euro, poi appunto anche qui dipende dai modelli, dalla potenza, eccetera. Siamo quasi alla fine con Tile, un dispositivo da attaccare alla valigia, ma anche alle chiavi, alla borsa o a qualunque altro oggetto che pensiamo di poter perdere. Questo dispositivo ci permetterà infatti di sapere sempre dove si trovano gli oggetti a cui l'abbiamo attaccato tramite la sua app. In questo caso è il regalo un pochino più costoso perché siamo tra i 60 e i 70 euro. Un'altra categoria di regali che è un pochino fuori da quelli di cui appunto vi ho parlato finora sono gli abbonamenti, appunto non rientrano nella, tra virgolette, graduatoria, nella classifica di quelle di prima. Potete regalare infatti un abbonamento che sia dal mensile anche all'annuale a varie piattaforme digitali che possono essere Spotify, Netflix, Audible.
C'è anche Storytel, volendo, eccetera. Quindi avete un'ampia scelta. Visto che siamo appunto in un momento in cui non possiamo muoverci più di tanto da casa, scegliete la piattaforma che più si addice a quella del vostro amico e gli regalate un abbonamento che appunto lo costringerà a non muoversi di casa per un bel po'. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante e di ispirazione, quindi lasciate un bel like. Vi ricordo che in descrizione trovate i link ai video precedenti che avevo fatto appunto sempre parlando di regali per viaggiatori e i link anche a tutti gli oggetti che ho nominato in questo video. In più avete link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi, magari attivando anche la campanella in modo da ricevere ogni volta che carico un nuovo video una notifica. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì con il prossimo video e vi dico have a nice life.